Oh, guarda che cosa vedo! Un uovo di Pasqua! Ma Pasqua è finita! Magari c'è... mi è arrivato! Che magari mi è arrivato da qualcosa! Ragazzi, ragazzi! Ma che c'è adesso? C'è un altro uovo di Pasqua! Un altro uovo di Pasqua? Dove? Qui! Ah, è vero, c'è un altro uovo di Pasqua! Oh, davvero? Wow, allora devo fare l'unboxing! Sì, mi sa proprio di sì, chissà che è un unboxing giusto! Già, proprio così... È vero. Vabbè, adesso lo facciamo. Taglia, taglia! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nome. Oggi viene un altro unboxing di Pasqua. Volete invitare tutti questi amici dinosauri animali. Infatti, visto che adesso sei tu a interpretare. E Blu, tu stai bene al tuo posto, Già, è la mia prima volta che sto a posto come gli altri. Bravo, Blu. È anche la mia prima volta. Già, vabbè, di che cosa si fa l'unboxing? Di un uovo di Pasqua? Sai, nominate Luigi. E fate cosa si fa un uovo di Pasqua. Wow, è tipo come quello che ho fatto nel video precedente, ragazzi, non avete visto, andare a vedere. Si chiama Ovetto King di Jurassic World, pubblicato l'11 aprile 2023. Se non avete visto, andatelo a vederlo. E mettete mi piace se vi piacete. Sì, lo sanno già, l'hanno visto. Ma comunque, ho invitato tutti quanti, Nel video precedente non c'eravamo, no, perché eravamo stanchi. Ma vedete se siete voi, Però dite una cosa, Rex. Che cosa? Dite qualcosa, Rex. Sì, dite una cosa. Cosa? Se mangi troppo cioccolato, ti verranno i brufoli. Davvero? Sì. Tu diventerai brutto con tutti quei brufoli. Mentre non ti voglio più bene, anche tu, Luigi. Che cosa? Se anche tu mangi troppo cioccolato, ti verranno i brufoli. Davvero? Sì. Altrimenti diventerai brutto con tutti quei brufoli. E la tua amata fidanzata non ti vorrà più bene. Ah, va bene. Va bene. Bravo Luigi, bravo Rex, così dovete fare. Vabbè, tanto non voglio andare un'altra volta in bagno come se sono nei due video precedenti, tipo della calza della Befana e dell'ovetto Kinder. Bravo Rex, così si fa. Te l'ho fatto cadere, scusa. Io dicevo, bravo Rex, così si fa. Ma comunque abbiamo anche il nostro amico, Indominus, che come promesso faccio un percentuale blu. Ciao. Ciao, siamo tutti della Kinder. Cioè, aspetta, Swarm, mettiti qua vicino. Così ti fai vedere. Sì, aspettami la mia felpa. Ok. Adesso, questo e dopo apriamo subito l'uovo di Pasqua. Aspetta. Bene, adesso presento tu, Kang. Ok, ok ragazzi, oggi va il nuovo asco di della Dolciando, ovvero cioccolata al latte, dice, con simpatica sorpresa. E questo dice dalla Cacao Rug, che sarebbe tipo come una rana. Aspettate che avvicino che non si vede molto bene. C'è scritto qui Rainforest, non so che cos'è. Poi abbiamo un sacco di bellissime cose. Ma queste poi che dice che non sono nati ai bambini da fino di 3 anni. Se cosa 200 grammi. Vuol dire che c'era tanto cioccolato qui, Già. Però questa volta Rex non lo mangia, no. Ma a metà apriamo. Apriamo l'uovo. Guarda, qui c'è un tipo. Cos'è questo? Ah, sono solo dei cestini da spazzatura che non serve a niente. Ecco. Si è staccato questo pezzettino, mannaggia. Vabbè, tanto questo è facile. Apriamo subito. Ecco. Ecco fatto, guardate. Questa volta non è scotch, no. Perché mettiamo via questo che non servono a niente. Apriamo l'uovo. Vediamo subito cosa ci sarà. Oh no! Che succede? Guardate il cioccolato! Ma come? Ma è tutto spiaccicato! Ma che si è permesso? Magari qualcuno ha reso schiacciarla, si è distratto e magari ha messo incartato. Ma dai! Vabbè, almeno non si vedeva subito la sorpresa, dai! Vabbè, comunque rompo io. No, non ce la faccio. Qualcuno vuole provare? Provo io, vabbè, vai Coccomilla, vediamo. Provaci tu, Ippo, tu sei più forte. Va bene. Oh, mi sono fatto male la coda.
ci provo di nuovo. Oh. Oh. Mamma, mi sono sporcato di cioccolato. Vabbè, aspettate. Ecco fatto, come nuovo. Comunque bravo Hippo. Adesso vi diamo una sorpresa. Sì. Vediamo un po'. Vediamo che cos'è. Oh, ma questo, che cos'è? Non lo so. Ma adesso ora vediamo, infatti. Mi cambio il cioccolato che non serve a niente. Già. E guarda. Ma questo sembra qualcosa. Allora vediamo che cos'è. Devo scoppiare. Che cos'è? Ma quello è una specie di quello con gli occhioni, è vero. Però questo è un pulcino. Ma che carino. Ah già. È proprio carinissimo, eh. Non vi pare, ragazzi? Sì. Ma è già proprio così. Già, è fatto proprio carino. Già, proprio così. Solo in questa vera ho trovato un simpaticissimo pulcino. Sì, proprio così. Ok, ma a me non facciamo troppo, se no si rompe. Vabbè ragazzi, guarda, si può fare così. Però dire una cosa, ragazzi, non dovete stringere troppo, se no si rompe. Già. Vabbè, questo pulcino lo mettiamo qui. Così sarà sempre con noi. Già. Vabbè, adesso che ci facciamo? Ci mangiamo ora il cioccolato? No, dobbiamo ancora fare, non lo so. Non possiamo richiudere qui, è durato pochissimo. Eh sì, purtroppo sì. Dobbiamo far durare più lungo questo video. Vabbè, facciamo durare questo più lungo questo video. Altrimenti non so finché questo video solo tutto qui. Vediamo. Vabbè. Non possiamo già chiudere le riprese di già. Voglio continuare a giocare con il mio pulcino. Già. La prima volta che facevo un unboxing con noi Indominus. Sì, spostati bro, sì, ecco. Dicevo, sì, è la mia prima volta che con voi faccio un unboxing. Già. Questa è la mia prima volta che come faccio con voi un unboxing. Non è vero, Blu, eh? Sì. Anche tu, Blu. Sì. Ok. Davvero, anche tu, Luigi? Sì. Cocomilla? Sì, anch'io faccio come un unboxing. Anche tu? Sì. Anche tu? Sì. Tu? Sì. Anche tu, Swarm? Sì. Anche tu, Lucio? Sì. Anche te, Rex? Sì. Anche te, Lupo Grigio? Sì. A te, Camo? Sì. E anche tu, Kang? Sì. Vabbè. Bene. Meno male che questa volta non sapevo. Meno male che questa volta. No, non lo sapevo, non ho mangiato il cioccolato perché sennò mi ha mal di pancia. Infatti, bravo Rex, così noi ti vogliamo, eh. E infatti, bravo Rex, perché l'altra volta eravamo molto arrabbiati, eh. Come eravate arrabbiati? Mi raccontate mentre io non c'ero? Mi racconti tu, Blu, eh? Ti spiego io. L'altra volta, Rex ha mangiato tutto il cioccolato, sia nell'Epifania e nel quasi quando stava arrivando la Pasqua. Cosa? Ma perché l'hai fatto, Rex? Perché c'avevo fame e volevo mangiare tutto il cioccolato. Ma Rex, lo sai che non si mangia i cioccolati, eh? Cioè, tanto cioccolato ti farà un mal di pancia, dopo vai in ospedale e muori. E infatti hai ragione, non puoi mangiare tutto il cioccolato che vuoi, anche non voglio mangiarlo. Va bene, tanto oggi non ho voluto mangiarlo, eh? Guarda che anch'io ero arrabbiato con te, Rex, eh? Mi hai detto dell'Epifania hai fatto, anche sta arrivando la Pasqua. Tanto io non sono goloso di cioccolato. Sì, anche io sono golosone, però non mangio tutto il cioccolato. Tipo come è successo nei video precedenti di in quando Luigi ero di The Power, ha mangiato tutto il cioccolato e eravamo andati in bagno a fare la pupù. E questa volta ho capito che mangio troppo cioccolato e mi fa male la pancia.
E infatti, guarda che anch'io ero arrabbiatissima con te, Rex. Perché se mangi troppo cioccolato ti vengono tutti quei brufoli. Anzi, ti facevo fare un profumo e un terribile mal di pancia, te ti rendi conto? Sì, Kango, ho capito. Ecco, bravo, così si fa. Vabbè, ho cambiato idea, non facciamo questo video più lungo. Era solo questo. Ah, va bene. Vabbè, intanto io voglio andare un po' di cioccolato, prendiamo un pezzo. Questo qui. E infatti. Hanno su due cameraman. Ah. E adesso passo giù. No. Ma è troppo dolce. Vai a dare un'occhiata. A massaggiare se è troppo dolce. Non Kang, è buonissimo. Vuoi provare? Sì, è buonissimo. Assaggiate anche voi, ragazzi. È buonissima. Provate anche voi. Sì, era buonissima. Anch'io la mangio, però con tutti voi. Fate bravo. Vedo che questa volta è condiviso con tutti, eh. Beh, che dire. Non ho anche parlato con questo pulcino. Parliamo con questo pulcino. Ciao pulcino, come ti chiami tu? Ah, io mi chiamo Pulcin e sono un bellissimo pulcino. È una gallina. Oh, e so fare anche questo. Sono bellissimo. Oh, sono contento che tu sei bellissimo. Grazie, molto gentile. Dinosauri, animali e mostri, visto che vedo un lupo mannaro. Già. Vabbè, comunque io vado a fare un bel giretto. Spero di rivedermi presto voi, amici miei. Ciao ciao. Ciao ciao, Pulcin. Vabbè, ho cambiato idea, resto qui con voi. Ok, perché ero io il protagonista del video, che era di quella sorpresa. Sì. Bene. Oh, sei caduto, Pulcin. No? Scusate, non sto in piedi. Vabbè, chiudo io, visto che ho trovato io l'uovo di Pasqua. Va bene, ok. Bene, ragazzi. Il video finisce qui. Spero se questo video vi sia piaciuto. Lasciate dei commenti su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! Ciao! Ciao! Ciao!